Il settore healthcare ha bisogno di affidabilità, ha bisogno di rispetto della normativa, ha bisogno di forte qualità. Pensiamo che questi tre elementi siano elementi che noi vediamo e che noi abbiamo come elementi cardine in UPS: affidabilità delle spedizioni, rispetto delle normative e delle leggi in ogni singolo stato del mondo, e così come altissima qualità del servizio, sono elementi per noi fondamentali nel nostro lavoro di tutti i giorni. E questo fa sì che l'healthcare possa essere considerato un settore di riferimento per quel che riguarda la strategia del futuro di UPS. UPS sempre di più sta investendo nel mondo dell'healthcare, sta lavorando per essere un partner importante per tutto quel che riguarda la filiera del mondo dell'healthcare, sia per quel che riguarda lo stoccaggio, sia per quel che riguarda la distribuzione. Il nostro portafoglio prodotti e i nostri investimenti su scala mondiale quindi si stanno diversificando su questi due ambiti. In ambito di stoccaggio stiamo facendo una grossa campagna di investimenti a livello internazionale proprio per avere magazzini di stoccaggio e distribuzione sia a livello europeo, sia a livello italiano che a livello internazionale. In questo momento abbiamo più di 46 strutture di stoccaggio e di immagazzinamento di farmaci e di medical devices a livello europeo. In più abbiamo anche un portafoglio prodotti dedicato al mondo dell'healthcare con una serie di prodotti sia a livello cargo che a livello di piccolo pacco proprio dedicati al mondo delle aziende farmaceutiche e medicali. La distribuzione è sia per quel che riguarda prodotti a livello di temperatura controllata, quindi che richiedono una determinata cura, una determinata qualità e una determinata tecnologia per il trasporto, ma sia anche prodotti dove la proattività per quel che riguarda la comunicazione col cliente e l'immensa qualità della distribuzione sono importanti. Non solo, abbiamo anche sviluppato packaging ad hoc, in particolare il Pharmaport 360, proprio per dare alle aziende farmaceutiche un servizio completo, quindi stoccaggio, distribuzione, ma anche packaging ad hoc. La strategia dell'healthcare di UPS è molto chiara. Il nostro obiettivo è riuscire a coprire l'85% almeno della popolazione europea con una delivery in meno di 48 ore. Con l'obiettivo di raggiungere questo risultato è nostra intenzione continuare a investire nel mondo della logistica per l'healthcare. Questo comporta un miglioramento nelle strutture di distribuzione, un incremento del nostro investimento nelle strutture di stoccaggio. Abbiamo negli ultimi anni investito fortemente nel mondo dell'healthcare e continueremo a farlo. Abbiamo appena acquisito due nuove realtà di distribuzione e di stoccaggio per quel che riguarda prodotti a temperatura controllata, una in UK e una nell'Europa dell'Est. Abbiamo magazzini di stoccaggio in Italia, due in particolare a Liscate e Formello, ma come dicevo l'ambito dell'healthcare è un ambito su cui UPS continua e continuerà ad investire proprio perché è uno dei tre capisaldi della nostra strategia per il futuro.